Chiuse le porte di MasterChef, Giulia ha ancora una grande opportunità, quella di diventare il prossimo Boiello Master of Pasta. Per vincere, il suo piatto dovrà essere il migliore fra tutti. Lo sarà? Ciao Giulia, benvenuta. Ciao, piacere. Tre filetti. Porca miseria, vabbè, dai. Mi sono lasciata prendere un po' troppo dalla fretta. Quindi sei una nuova avventura. Sì. Sì, assolutamente. Grembiule azzurro Boiello. Sì. E la possibilità di diventare il prossimo Boiello Master of Pasta. Voilà! Ti ho messo il porro, la panna fresca, le zucchine, le carote, le uova e il parmigiano reggiano. Io ti ho scelto la mystery. Sì. Però adesso tocca a te scegliere il formato di pasta ideale. Penne mezzane e trenette. Allora, scelgo le trenette. Perché è una pasta lunga che trovo prenda molto bene il sugo, quindi mi piace di più. Sì. Però tu avevi la possibilità di portare un ingrediente. Ho scelto di portare la vaniglia. La vaniglia? Sì. Questa qua. Ha contribuito a rendere più particolare il mio percorso a MasterChef perché diciamo che ho conquistato Cracco per la prima volta con una fonduta di parmigiano alla vaniglia. Quindi sei pronta per cucinare? Sì, come no. Abbiamo tutto? Abbiamo tutto. 8 minuti è il tempo di cottura delle tue trenette, che è il tempo a disposizione che hai per realizzare il tuo piatto. La tua sfida inizia ora. La sfida di Giulia è creare in 8 minuti con gli ingredienti della Mystery Box il suo alleato perfetto e le trenette Boiello, un piatto che sia degno del titolo di Boiello Master of Pasta. Iniziamo intanto a tagliare tutte le verdure e metto sulla padella a scaldarsi. Quindi con le verdure cosa facciamo? Le spadelliamo un pochettino? Facciamo tipo un fondo, come se fosse una specie di carbonara, al posto della pancetta usiamo le verdure. E poi faccio sopra, volevo farci della panna montata con un po' di vaniglia per provare. Della panna montata sopra la pasta? Sì. Proviamo così. Sì. Allora, qua ho messo le verdure a far diventare belle croccanti, a cuocersi, a spadellare. Prendo del 2 ciotole. Utilizziamo tutto l'uovo? Uno sì e uno solo il tuorlo. Ok. Ok. Tutto abbondantissimo. Velocissima perché sono già passati 5 minuti. Adesso monto la panna. Scuoto. Quindi la panna è pronta? Yes. E a noi c'è rimasto un minuto di tempo. Ce la facciamo. Ce la facciamo, è tutto pronto? Sì, tutto pronto. Così. Scoliamo. Allora, ok. Salta. 10 secondi. Vai. Velocissima, devi mettere l'uovo, cosa devi fare? Devo mettere l'uovo, adesso la tolgo dal fuoco e butto 4, l'uovo. 3, 2, 1, via. Stop. Tutto. Basta, finito. Adesso è un momento di impietà. Ok. Dentro. Qualche zucchina. Manca? Manca la panna, sì. È così che lei si scioglie piano piano. Il nome del piatto? Carbonara di verdure. Adesso tocca al pubblico decidere se questo è il piatto del nuovo Boiello Master of Pasta. Quindi? Votatemi perché dai, il piatto è buono, lo possono fare tutti e poi anche per i vegetariani. Magniamo. Vabbè, io mangio così. Ah, vabbè. Grande. Ora il giudice sei tu. Vota la prova di Giulia nella cucina di Boiello per farla diventare il prossimo Boiello Master of Pasta e aggiudicarti uno degli esclusivi kit Boiello. Ma tanti altri sono in gara. Non perderti nessun episodio.